vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, presidente Lignini, è appena uscita dall'aula Giallambardo della Corte di Cassazione, dove è stato presentato il libro di Michele Vietti, che fa un punto, mi sembra, importante sulla riorganizzazione delle sedi giurisdizionali, sulle carriere dei magistrati. Ecco, ci può dire un po' il suo punto di vista su questo libro e sulle proposte contenute? Sì, è un libro bello, importante, che ha il merito innanzitutto di rendere conto del lavoro di questa attività, del lavoro della commissione ministeriale presieduta da Michele Vietti, che contiene indicazioni importanti che noi, il Consiglio Superiore della Magistratura, ha condiviso largamente con il parere che ha espresso, riguardanti interventi manutentivi non più rinviabili sulla riforma dell'ordinamento giudiziario a distanza di 10 anni dalla sua emanazione, oltre che sulla riforma delle circoscrizioni giudiziarie più recenti. Un volume che si legge molto bene, scorrevole, gradevole, utile sia per gli addetti ai lavori, perché fa un quadro esaustivo, completo e approfondito dei grandi temi del nostro ordinamento, ma anche per i non addetti ai lavori, perché appunto si legge con agevolezza. Presidente, è inutile negarsi, il tema del giorno è quello, diciamo, del limite delle carriere dei magistrati che entrano in politica e i ritorni. Ecco, un vostro punto di vista su questo argomento. Condivido le indicazioni contenute nel volume, che sono il frutto del lavoro della commissione ministeriale, peraltro sono proposte largamente presenti nel testo della delibera che noi abbiamo assunto nel 2015, che il plenum ha assunto, contenendo una proposta legislativa rivolta al Ministro per meglio regolare l'ingresso, ecco, e l'uscita del magistrato dall'esperienza politica. Il tema della revisione di questa disciplina, la necessità di colmare vuoti nella legislazione, per esempio per gli amministratori locali e regionali, non è più rinviabile. Proprio in questi giorni il Parlamento sta esaminando un disegno di legge importante. Mi auguro che non sia che il Parlamento non adotti non soltanto tempestivamente una decisione approvando una legge, ma lo faccia nel modo più rigoroso possibile. Ecco, l'ultimo, proprio questo caso, diciamo, caso che è stato anche un po' montato mediaticamente, di Minzolini, che è stato poi giudicato da un magistrato che fino a poco tempo fa, ecco, era in politica. Ecco, questo ha destato alcune perplessità nei parlamentari, senatori che non si sono sentiti poi di autorizzare, no, la decadenza di Minzolini per queste ragioni. Su questo punto cosa si sente di dire? Nulla, nel senso che ho troppo rispetto per l'autonomia del Parlamento per poter commentare in un senso o in un altro quella decisione. Dico solo che quella vicenda dimostra esattamente quello che dicevamo prima, cioè che mettere mano a questa disciplina dell'esperienza dei magistrati in politica è necessario. Bene, grazie Presidente. Grazie. Arrivederci.